Buonasera a tutti e benvenuti al 75esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 24 novembre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento nazionale del Movimento Zeitgeist e coordinatore del gruppo cittadino di Napoli. E quest'oggi vi aggiornerò per quanto concerne novità nazionali e internazionali. Passiamo tranquillamente alle notizie nazionali con il primo articolo. La nostra campagna di crowdfunding per sovvenzionare due stampanti 3D nei comuni di Milano e Napoli ha raggiunto in maniera molto orgogliosa, lo annuncio, il goal prefissato, cioè di 1000 euro. Quindi abbiamo già provveduto a ringraziare tutti i sostenitori sul sito internet, abbiamo inviato cartoline virtuali elaborate totalmente da noi in maniera per quanto più amorosa possibile, abbiamo già spedito i nostri video privati di ringraziamenti e stamperemo non appena assemblate i kit plastici dei top donors e ovviamente dei gadget di altre categorie di top donors. Quindi non appena avremo ultimato il tutto, vedremo a questi ultimi tipi di ringraziamenti e passeremo alla divulgazione di scuole e scuole ed enti pubblici o tutti qualsiasi tipo di ente che voglia ascoltarci e voglia ascoltare il cambiamento che sta avvenendo con questa meravigliosa tecnologia che è il 3D printing. E poi ovviamente ci saranno altre informazioni che in questo podcast darò per quanto riguarda anche la stessa tecnologia. Abbiamo ulteriori aggiornamenti e a tra poco, insomma. Quindi passeremo un attimo alla seconda notizia. La settimana scorsa ci ha contattato Lucia Beltrame del Comitato di Iniziativa Popolare per l'istituzione di una legge al Parlamento europeo chiamata End Ecocide, cioè fine all'ecocidio. Lucia è la coordinatrice dei volontari italiani del movimento di cui fa parte, è un movimento indipendente che sta raccogliendo circa 1 milione di firme, sono arrivati circa al 70% del goal. Il fine della campagna è annunciato per il 21 gennaio, se non vado errato, e appunto l'iniziativa loro ovviamente è atta a raccogliere le firme autenticate di ognuno dei cittadini presenti negli stati europei e vanno poi inviate successivamente al sito del Parlamento europeo in tutta sicurezza per quanto riguarda la privacy degli stessi sostenitori e verrà obbligatoriamente discussa, ovviamente in caso di raggiungimento del goal di 1 milione di firme, all'interno del Parlamento europeo e poi ci sarà il classico iter per approvare la suddetta legge. Quindi vi seguirà un'intervista fatta a Lucia successivamente e quindi tutti voi potrete ascoltare le loro bellissime novità. E noi come Movimento Zeitgeist abbiamo deciso di approvarla e sostenerla e pubblicizzarla come strategia di transizione, poiché anche se un mondo in cui la coercizione va ancora alla grande, purtroppo noi non la sosteniamo, però ovviamente c'è bisogno di far sapere determinate tematiche e perfino nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non vi è presente alcun riferimento a questo tipo di reato che danneggia in prima istanza la specie umana, poi tutte le altre specie e in generale l'ambiente e quindi un circolo vizioso, ovviamente negativo e che va a discapito di tutti noi, dall'alto al basso, insomma. Quindi, in bocca al lupo all'iniziativa di Lucia, le facciamo assolutamente gli auguri a lei e a tutto il comitato e rilasceremo a parte la sua intervista attraverso i nostri canali social, YouTube e sui nostri siti nazionali e internazionali. Finito questo, passerei al secondo articolo. Il Movimento Zeitgeist questo martedì prossimo, discuterà del 3D printing con il coordinatore del gruppo di lavoro tecnologia, Daniele Poddighe. Daniele Poddighe ci illustrerà attraverso questa diretta streaming in cui le persone che assisteranno in diretta potranno assolutamente fare domande in maniera semplice. Dinamica. Daniele con riferimenti a riviste internazionali, peer review, quindi anche scientifiche e soprattutto accreditate, ci mostrerà questo percorso che sta durando da circa un ventennio per dimostrare come questa meravigliosa tecnologia che è in pieno sviluppo possa aiutare l'ambiente, possa aiutare la società umana e possa garantirci lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti
durature, quindi abbattere anche la famosa obsolescenza programmata. Quindi vi aspettiamo martedì 26 alle 17 su YouTube e ovviamente rilasceremo il nostro video in embed sui canali ufficiali del Movimento Zeitgeist, sui nostri social network e quindi ovviamente su YouTube. Quindi vi aspettiamo numerosi per la partecipazione. Quindi dopo l'intervista di Daniele tutti potranno esporre le loro perplessità e Daniele avrà le giuste competenze, anzi ha le giuste competenze per poter rispondere e quindi chiarire tutte le perplessità possibili, insomma. Quindi passerei alla prossima notizia. Il GDL Grafica e Video, il GDL Doppiaggio, hanno rilasciato la 25esima pillola dei nostri Zeitspot, ovvero spot pubblicitari sul movimento Zeitgeist, e questa volta la nostra pillola di circa 3 minuti riguarda la coltivazione idroponica. Infatti è tratta dalla analoga pillola, ovviamente più lunga, di cui parla, della coltivazione idroponica per sopperire ai problemi della fame nel mondo. Quindi è una tecnologia che per chi non lo sapesse è capace di produrre coltivando in maniera alternativa frutta, verdure e ortaggi, ovviamente senza un substrato quale è il terreno, e addirittura le moderne scoperte sono riuscite a ottenere dei prodotti completamente biologici, addirittura anche in assenza di luce, utilizzando lo spettro luminoso di cui necessitano attraverso le luci LED, quindi con un conseguente risparmio energetico anche per quanto riguarda il calore. E noi ovviamente stiamo strutturando un impianto open source nostro e quindi ne parleremo in seguito. Comunque è una bellissima pillola e vi consiglio di guardarla con molta attenzione e di diffonderla, perché è una tecnologia importantissima e, come tutti i nostri discorsi, riguardano mezzi tecnici e comunque in generale soluzioni pragmatiche per risolvere i problemi più importanti che affliggono la nostra società umana. Quindi passiamo a un altro articolo. Rimanendo in tema di risoluzione di problemi a livello globale e anche ovviamente a livello italiano, abbiamo provveduto a sottotitolare io ed Ezio Coriglione il TED di Andrew McAfee, docente di economia presso il Massachusetts Institute of Technology, detto anche MIT, in cui si affronta una tematica che in Italia non viene discussa nella maniera opportuna. All'estero adesso si sta discutendo molto di più, soprattutto nei paesi anglofoni, cioè della capacità dei robot e in generale dell'automazione, per quanto concerne anche quella informatica, quindi algoritmi, di sopperire e di rimpiazzare l'essere umano come lavoratore, quindi implicando un cambiamento economico, politico, sociale che non è su cui non possiamo non rimanere indifferenti. Noi come Movimento Zeitgeist ovviamente preferiamo un tipo di approccio che miri a liberare l'uomo dalle fatiche inutili, ripetitive e talvolta anche dannose che affliggono l'uomo, e quindi di dedicarsi alla propria creatività, alla propria vita, e quindi sviluppare tecnologie, arte e tutto ciò che concerne la nostra passione, poiché l'uomo non debba essere incarcerato nella propria routine monotona del lavoro, che comunque deteriora la nostra forma mentis e la nostra creatività in generale. Questo video è molto bello, dura 10 minuti e spiega in poche parole, con anche una sorta di ironia, come in realtà tutto ciò che noi abbiamo osservato nel corso della storia è stato dettato principalmente da cambiamenti tecnologici, e il professor Andrew McAfee farà numerosi esempi di come tutta questa sviluppo di eventi siano realmente avvenuti e che stiano avvenendo giorno dopo giorno, e soprattutto seguendo anche la legge di Moore, questo sviluppo sarà sempre più esponenziale. Quindi è giunta l'ora che le persone prendano coscienza di questo cambiamento per almeno far camminare parallelamente tecnologia e cultura in generale delle persone, e soprattutto far accettare questo fenomeno su cui non c'è praticamente discussione nel nostro paese. Quindi guardatelo e condividetelo, soprattutto ad amici, parenti, tutte le persone che vi stanno a cuore in generale, e a tutti quanti anche sui social network. Passiamo alla prossima notizia, insomma.
Zeitspot numero 24, tratto dal documentario abbastanza vecchio di Peter Joseph, su Peter Joseph, scusatemi. In questo caso lui parla della scatola, ovvero della forma mentis che abbiamo ricevuto attraverso l'educazione dei nostri genitori, che a sua volta l'hanno ricevuta attraverso i loro, sullo status quo. E quindi spiega brevemente come in realtà cercare di sopperire e arginare delle crepe in una diga che sta per scoppiare è assolutamente inefficiente e deleterio. Nel caso specifico si parla del nostro sistema sociale e con questa metafora Peter Joseph sta cercando di spiegare come in realtà i cambiamenti che noi stiamo avvenendo non sono praticamente interpretati, non sono recepiti dalla maggior parte delle persone a causa di un'informazione abbastanza insufficiente e scarsa, per dirla con termini molto soft. Però ovviamente noi stiamo cercando come movimento di amplificare questo messaggio di Peter, che ovviamente è anche nostro, e su questo tipo di problematiche. Quindi stiamo cercando noi in prima persona di sviluppare progetti e soluzioni alternative, ma soprattutto la consapevolezza o, come detta anche da Peter, la terapia sociale è assolutamente necessaria in questo caso. Quindi vi esorto, come in tutti i casi precedenti, a guardare e condividere questi meravigliosi contenuti. Passiamo all'ultima notizia. Questo è un meraviglioso articolo che abbiamo tradotto grazie al gruppo di lavoro coordinato da Nina Loi, cioè il gruppo di lavoro Traduzioni. In questo caso si parla di come dei ricercatori israeliani abbiano creato un software che ricavino modelli da stampare attraverso le stampanti 3D semplicemente da foto, quindi convertendo immagini in 2D in progetti in 3D. Il loro software ovviamente è ancora in fase di sviluppo, ma fino a questi stadi è molto performante. Difatti, attraverso una semplice foto è possibile in pochi clic realizzare un modello in 3D che si può tranquillamente replicare con una stampante 3D che sia privata, che sia pubblica, che sia di una biblioteca. Speriamo che in futuro se ne sviluppino sempre di più, e così evitare inutili sprechi, sprechi di magazzini che tengano in stock gli oggetti, e soprattutto avere degli oggetti performanti, resistenti e modulari, e che non gravino sotto le leggi dell'obsolescenza programmata. Insomma, quindi è molto importante questo articolo, perché fa vedere come i ricercatori scienziati lavorino in maniera molto ferrea sullo sviluppo di queste tecnologie, che sono meravigliose. Insomma, e ovviamente non sono i soli, e ce ne saranno sempre di più, ce ne sono già tanti altri, però volevamo far vedere questa testimonianza in particolare. Quindi io personalmente ho terminato le novità nazionali, quindi passerei la parola a Joanna sulle novità internazionali. Vai, Joe. Salve a tutti, sono Giovanna Marino, responsabile delle relazioni internazionali per il capitolo italiano del Movimento Zeitgeist. Il 15 novembre scorso Peter Joseph è venuto a Londra e si è reso disponibile per realizzare una serata in cui le persone potessero fare delle domande e avere delle risposte. Assieme a Peter erano presenti anche Tom Williams, James Phillips e Bernd McLeish, che hanno contribuito fornendo risposte anch'essi su determinati temi. Sulla comunicazione, Peter Joseph ha posto l'accento sul fatto che per prima cosa bisogna cercare di interagire con l'interlocutore in modo da stabilire un dialogo, altrimenti diventa solo un dibattito fino a se stesso, o per dimostrare a terzi le proprie ragioni, facendo in modo che il discorso sembri logico, mentre invece non lo è. Il problema che spesso emerge è che rimane molto difficile per le persone cambiare o ammettere di aver torto, o anche solo di non aver riflettuto su certi argomenti. Da un punto di vista psicologico, il costo di ammettere l'errore è troppo alto, sia che si tratti di un'azienda che non ha, per esempio, saputo aggiornarsi ed evolversi, sia che si tratti di un personaggio pubblico tipo Alex Jones, per esempio, che non ha, che sicuramente non cambierà perché il pubblico vuole che egli si presenti in una certa maniera, anche se magari dentro di sé lui ha cambiato idea. Sia che si tratti anche di un semplice conoscente o un amico. Il problema è sempre lo stesso: cambiare comporta un cambiamento anche nelle relazioni che uno ha in quel momento.
Un altro tema su cui si è soffermato è il focus del movimento, che si concretizza nel mostrare alla gente cosa si possa realizzare. Per esempio, 5 anni fa non c'era nessuno che pensava che si potesse vivere senza soldi, ora invece ci sono anche dei partiti politici che lo chiedono. Questa è la fase di transizione, ci vuole tempo affinché la gente cambi, è un processo in continua evoluzione. Peter Joseph poi ha affermato l'importanza delle relazioni con le altre entità, associazioni, gruppi, eccetera. Anche se non sono perfettamente in linea con il nostro movimento, perché insomma, comunque abbiamo in ogni caso sempre qualcosa in comune, quindi è bene interlacciare un po' delle relazioni proprio per crescere anche assieme. Mentre per quanto riguarda il socialismo, Peter Joseph ha detto che ovviamente questa parola porta con sé una quantità di concetti completamente avulsi del movimento e chi attribuisce la parola socialismo al movimento non ha capito, la radice di entrambi. Infatti, socialismo vuol dire avere la proprietà collettiva, dei mezzi di produzione. Ora, se si pensa che sempre più la produzione sarà fatta da processi meccanizzati e che con la stampante 3D il processo di produzione si sposta a livello personale, on demand, ecco che tutto il discorso non ha più ragione di essere. Tom ha aggiunto che se qualcuno dovesse insistere nel chiedervi, riguardo a questo argomento, come risposta è bene chiedere di contro di quale socialismo, si parli, dove, quando, e di che cosa, insomma, si stia parlando. Di fatto la parola stessa è ormai diventata un'astrazione, poiché ha assunto diversi significati a seconda della nazione, del periodo, delle persone del potere in quel momento, eccetera. A questo proposito, James ha aggiunto di leggere, ha suggerito, scusate, di leggere il libro La tirannia delle parole, di Stuart, Chase. Per ciò che riguarda la scarsità, Peter Joseph ha rimarcato che nessuno ci dirà la verità riguardo alla scarsità, perché ovviamente non conviene. Non conviene sapere quanti diamanti ci siano, quanto petrolio esista, eccetera. Ma la vera economia si basa invece proprio sulla conoscenza della scarsità reale di una risorsa e della sua efficienza. Ad esempio, noi sappiamo che il rame è un buon conduttore. Avendo una reale conoscenza di quanto rame ci sia nel mondo e quali altri materiali ci siano a disposizione per la conduzione elettrica, possiamo stabilire un certo uso di quel materiale e quindi prevenire, diciamo, la depauperazione di quel materiale. Questa è la vera economia. Il prezzo delle materie invece è il risultato non di una vera valutazione, ma di cosa il mercato chiede in quel momento e alla fine dei conti è proprio il denaro che perpetua la scarsità. Con la stampante 3D però, si possono far saltare non solo i prezzi, ma settori interi di mercato. Adesso, per esempio, immaginate che si possa stampare un pannello solare e rendere una casa completamente autonoma. Di fatto il mercato dell'energia salterebbe in toto. Quindi il potere da questo punto di vista ce l'abbiamo noi. Tom ha poi posto l'attenzione sul fatto che un mercato senza soldi sia possibile, poiché in effetti si tratta solo di una questione di elevarsi mentalmente. Ad esempio nelle Filippine l'esercito e tutti gli altri stanno aiutando la popolazione senza domandare documenti, né soldi, né status sociale, eccetera. È questo quello che si dovrebbe fare sempre, aiutare incondizionatamente e gratuitamente senza curarsi dei prezzi, delle condizioni sociali ed altro. Quindi questo, anche questo richiede un cambiamento culturale in una scala di valori. Alla domanda possiamo diventare un'organizzazione non profit, chiedere donazioni, eccetera,
La risposta è stata: come movimento no, ma sotto l'ombrello del movimento sì, nel senso ci sono già delle non profit che sono nate per realizzare determinati progetti e attraverso questi si possono chiedere donazione per riuscire a realizzare quei progetti che possono aiutare il cambiamento verso una società diversa. Il movimento invece è inteso come mezzo per rendere consapevoli le persone, quindi il famoso cambio culturale in una scala di valori di cui si è fatto cenno prima. Se mettiamo un bottone per le donazioni, poi la gente butta lì un po' di soldi solo per lavarsi la coscienza e dire di aver fatto qualcosa, mentre quello che vogliamo è coinvolgere la persona direttamente. Il Global Redesign Institute è uno di questi progetti. Il movimento potrebbe anche non esserci tra un paio d'anni, non è questo l'importante, magari ci sarà un'organizzazione più efficiente che ci porterà un passo più avanti. La cosa principale è comunque piantare semi di questo nostro ordine di idee. Di fatto, quando qualcuno ci dice dovreste fare questo o quello, beh, l'unica cosa da fare è coinvolgersi in prima persona senza delegare. Ad ogni modo, per l'inizio dell'anno uscirà un libretto che si chiama The Zeitgeist Movement Defined, in cui ci saranno molte istruzioni per poter operare nel migliore dei modi. Peter Joseph ha risposto alla questione del mangiare carne o meno. Al di là della questione morale, bisogna pensare che tutta la filiera è una filiera di veleni, di inquinamenti, di devastazione del territorio e della salute. Se poi si pensa a tutta la sofferenza che questi poveri animali subiscono per tutta la loro vita, beh, abbiamo un'idea di come bisogna porsi di fronte a questo problema. Il prossimo lavoro di Peter Joseph sarà un film in tre parti in cui cercherà di cogliere l'attenzione delle persone da un punto di vista diverso e quindi, se non si è sbilanciato, ci farà una sorpresa. Ecco, questi sono solo alcuni dei temi affrontati durante l'incontro. Ulteriori dettagli li avremo quando il video sarà tradotto integralmente. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ok, adesso passiamo alla reportistica dei gruppi cittadini e passerei al gruppo di Napoli, coordinato da me. La costruzione dell'impianto idroponico open source presso la nostra città è quasi completato. C'è solo da assemblare il pannello LED e quindi sto già avviando la germinazione di semini di piante di pomodori che ovviamente quando saranno predisposti, quando i cotiledoni saranno già visibile, le prime foglioline saranno visibili e trapianteremo nell'impianto e quindi faremo questo esperimento per vedere di monitorare e far crescere in maniera prettamente biologica questo tipo di pianta e ovviamente assaggeremo il tutto e vi forniremo anche i dati sul sapore e sulla purezza del prodotto, insomma. Ovviamente già ho raccontato che il nostro gruppo cittadino si è prodigato per intervistare Daniele Poddiche sul 3D printing, quindi martedì prossimo sarà tutto completato. Il progetto del book scanner in open source fatto da Antonio è passato alla fase 1.2, il design è praticamente completato e domani ci vedremo per comprare tutti i pezzi per assemblare il tutto, che comunque non supererà i 100 euro, massimo 150 euro. Avremo un digitalizzatore di libri completamente automatizzato. Diciamo, non ne abbiamo visto nessuno su internet, quindi penso che saremo i primi al mondo a sviluppare una tecnologia del genere. Inoltre, c'è Raffaele De Martino che ha lanciato il progetto analogo al gruppo cittadino di Cagliari che concerne il filament extruder, cioè il riciclatore di plastica per estrudere delle bobine su cui possono lavorare le stampanti 3D, quindi produrre il materiale praticamente in modo gratuito per stampare oggetti resistenti, eccetera. E Antonio sta continuando ovviamente la sua wiki su Arduino in maniera gratuita e interattiva con la sua bellissima Reflex in
in alta risoluzione per dare anche in qualche modo un lato interattivo e ludico e quindi far piacere di più l'elettronica al pubblico in generale. Quindi per adesso ho finito gli aggiornamenti e quindi diciamo passerei la parola ad altri. Ah, ok, perfetto. C'è Masma del GDL Programmazione che vorrebbe dare degli aggiornamenti. Scusami, Masma, vai pure. Ah, no, figurati di niente. Beh, niente, io, vabbè, per grafica, niente, sono i soliti lavori di routine, li hai citati prima, l'uscita degli Z-Spot, pubblicazione dei podcast, e quindi è tutto, non ci sono grosse novità. E vabbè, solo un accenno che anche a livello di programmazione stiamo andando avanti, sempre col discorso di Open Atrium. Abbiamo creato la prima ossatura di struttura vera e propria sul sito Open Atrium, che sarà il sito appunto che accoglierà la piattaforma per gestire i gruppi di lavoro e i gruppi cittadini in futuro. E quindi stiamo provvedendo appunto a creare tutti questi, vengono denominati spazi appunto da Open Atrium, quindi questi spazi che contengono appunto GDL e sottospazi che contengono i vari GDL programmazione, GDL linguistico, GDL e tutti gli altri. E GC la stessa cosa. E quindi in tal senso il lavoro sta andando avanti e niente, solo questo volevo dire. Anche lì, insomma, i lavori stanno andando abbastanza bene, quindi siamo soddisfatti. Perfetto. Se non ci sono altre se non ci sono altri aggiornamenti da parte di coordinatori, io potrei anche chiudere qui la nostra bellissima serata. Quindi ragazzi, io chiudo il podcast e vi auguro ovviamente un buon fine settimana per quante ore possano passare e una buona settimana prossima. E vi ricordo che ogni domenica alle 20:30 ci sarà un incontro in TeamSpeak sul canale ufficiale del movimento Zeitgeist nella Room Italy per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e aggiornare la comunità sui sviluppi nazionali e internazionali. Troverete tutte le istruzioni per collegarvi sul nostro sito nella sezione podcast presso l'indirizzo www.zeitgeistitalia.org. Quindi io vi risaluto. Io sono Vincenzo Barbato, co-coordinatore del movimento Zeitgeist Italia, e vi auguro una buona vita. Ciao ragazzi!